ore il Veneto fa registrare il dato record per quanto riguarda il numero di positivi, in 24 ore ben 1550 con anche 600 ricoveri. Stabile il dato delle terapie intensive, ma preoccupa il numero dei ricoveri a quota 600 in regione. La curva cresce, ma in maniera meno repentina che a marzo, spiega il presidente Luca Zaia. In terapia intensiva anche giovani, mantenere alta l'attenzione perché la terapia intensiva ci sono anche giovani sani prima del contagio che lottano tra la vita e la morte. Il direttore generale dell'ULS5 Antonio Compostella lancia un appello ai polesani, ricordarsi che ci sono stati anche tanti morti per Covid e non solo col Covid. Zaia rinvia l'ordinanza, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia rinvia la sua ordinanza anti-assembramenti, è attesa una nuova stretta del governo, spiega Zaia, e in un'ottica di collaborazione non vogliamo sovrapporci al governo e creare confusione nelle persone. Ottobre Rodigino, saltano gli eventi, rinviati tutti gli appuntamenti dell'Ottobre Rodigino che erano previsti in Gran Guardia, lo ha annunciato il comune di Rovigo, per alcuni si troveranno altre collocazioni, per altri invece scatta l'opzione online. Il rugby per ora è fermo, si sposta in avanti il debutto dei bersaglieri come deciso dalla federazione, la società avvisa, chi ha già acquistato i biglietti non perde nulla, resteranno validi per la prossima data. La protesta della logistica, il settore della logistica in protesta in Polesine come in tutta Italia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. In Polesine Sicobas e ADL Cobas hanno cominciato la protesta davanti al magazzino Amazon, poi sotto Confindustria. La grande festa dei motori d'epoca, come al solito è stata una grande festa per gli appassionati delle auto d'epoca, il passaggio delle mille miglia in Polesine, con le auto che hanno percorso la sinistra Po sino a Santa Maria per poi prendere la strada per Ferrara.